Abbiamo anzitutto messo al centro, l'avete ricordato e vi ringrazio, che per il Partito Democratico lavoro e povero non devono più stare nella stessa frase. Non è accettabile che ci siano 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano in Italia, che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Ne abbiamo incontrati in questi giorni, nella raccolta firme sul salario minimo che può proseguire, salariominimosubito.it, persone che ci raccontano storie di vita concreta, come quella di cameriere dell'alberghiero che hanno visto triplicare il prezzo delle loro stanze, di quelle che puliscono ogni giorno, mentre il loro salario è rimasto al palo a 8 euro all'ora. È una vergogna, perché siamo una Repubblica fondata sul lavoro, sì, ma non sullo sfruttamento, sul lavoro di qualità, sul lavoro dignitoso. È il motivo per cui lottiamo per un salario minimo in questo Paese e sono così felice che siamo riusciti, a partire da 4 proposte diverse, ad averne una insieme, unitaria, con le altre forze d'opposizione. Voglio ringraziare anche loro che stanno portando avanti insieme a noi quella raccolta firme in tutto il Paese. È così che dobbiamo fare, perché siamo stati efficaci, abbiamo costretto il governo di Giorgia Meloni a guardare in faccia quei 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri. E ora continueremo a insistere finché non la riportiamo in Parlamento. Ma certo, sul lavoro non basta questa battaglia, su cui l'Unione Europea ha aiutato, approvando per la prima volta una direttiva sul salario minimo, ed è uno sforzo su cui voglio ringraziare davvero anche il nostro gruppo al Parlamento Europeo, che tanto si è battuto su queste e altre battaglie. Ma ce n'è una, guardate, senza la quale non riusciremo a tornare credibili agli occhi di tanti giovani che fanno oggi dei lavori che 10-15 anni fa non esistevano. È per la prima volta la Commissione Europea ad avere aperto un dibattito che noi come Partito Democratico dobbiamo portare in questo Paese. Quello per dire, non so se avete visto le immagini di questi giorni, quando c'è stato un altro nubifragio a Genova, mi pare. In mezzo a quella pioggia battente, a poche macchine che si addentravano, c'era un uomo in bicicletta, un ragazzo che stava facendo una consegna. Li chiamano rider. Io dico, non è possibile che nel 2023 esistano lavori che 10 anni fa non c'erano o che erano diversi, che oggi gestiscono le piattaforme e che non hanno nessun diritto all'assicurazione, alla malattia, alle ferie, pagati a cottimo e sfruttati per pochi euro a consegna. Noi siamo il partito che vuole aprire questo dibattito in questo Paese sul solco di quello che ha aperto l'Unione Europea, per dire che quel rapporto di lavoro va presunto subordinato. Al massimo è la piattaforma che ci deve raccontare e dimostrare che quello è un autonomo libero di gestire i propri tempi. A proposito di quanto è importante il nostro tempo, è importante soprattutto battersi per chi l'ha perso, il diritto al proprio tempo regolato da un freddo algoritmo che ne schiaccia la dignità del lavoro. Questa è un'altra grande battaglia che dobbiamo fare. Così come accanto a queste, noi al confronto col merito con il governo ci staremo sempre. Però diciamoci la verità, non è che siamo molto fiduciosi quando il governo ci invita l'11 d'agosto a parlare di salario minimo, non dà risposte sulla nostra proposta e invece prova ad allargare il campo a dire che comunque loro sono interessati al tema del lavoro povero. Peccato che però io non li senta mai parlare di precarietà. È come se vivessero in un altro paese. Peccato però che mentre noi oggi vogliamo limitare i contratti a termine, come hanno fatto in Spagna, mettendosi al tavolo governo, sindacati e imprese e trovando una via per ridurre quei contratti che ti durano un mese e non sai se ce l'avrai il giorno dopo. Ma come fai a costruirti una famiglia? Come fai a uscire di casa? Come fai a costruirti un futuro se hai un contratto di una settimana e non sai se il giorno dopo lavori? Io non voglio più sentire paternalismo di chi prende in giro i giovani che fanno più fatica a uscire di casa in questo Paese. Si devono rendere conto che così non è possibile costruirsi un futuro. È il motivo per cui portiamo avanti la battaglia per abolire gli stage gratuiti, perché con gli stage gratuiti non ci paghi un affitto, la casa. È un'altra grande battaglia che stiamo facendo. Anche su questo il governo cosa ha fatto? Alla prima occasione ha cancellato 330 milioni di euro di fondo per l'affitto. Mi ricordo cosa ha voluto dire da amministratrice regionale durante la pandemia vedere quelle risorse dal governo. Ha voluto dire triplicare il fondo per l'affitto alle famiglie che si sono trovate impossibilitate a pagarlo da sole. La mia domanda è: perché? Perché questa crudeltà verso le persone che fanno più fatica? La povertà non è una colpa individuale, è un grande problema sociale. È inutile che facciano la lotta ai poveri anziché farla alla povertà.